Ciao, sono di WeToom, Marco Zappia. Allora, il nostro blog parla di consumo collaborativo e quindi sharing economy, soprattutto localizzato a Torino. Quindi servizi di consumo e consumatori. Partiamo dal basso, da chi utilizza questi servizi per provare a fare un po' di informazione, un po' di ordine ed aggregazione intorno a questa tipologia di attività. Il nostro blog è uscito da 2 mesi, ma il nostro progetto nasce già da 1 anno. E siamo una dozzina di ragazzi della mia età che trattiamo questo argomento. Abbiamo competenze differenti, ma siamo uniti da questo comune filone del consumo collaborativo. E niente, cerchiamo appunto, partendo da Torino, di creare questa community, che è questa massa critica, no? Che gira intorno al consumo collaborativo. Cos'è il consumo collaborativo? È tutto ciò che è sharing, quindi più conosciuto è il Tobike a Torino, quindi bike sharing, ma anche carpooling, car sharing, co-housing, couchsurfing, insomma tutto ciò che ha un riuso, tutto ciò che è un modo di consumare diverso, dove la collaborazione è al centro, dove si cerca di utilizzare le risorse fino al loro completo utilizzo, quindi non sprecando, e razionalizzare anche un pochino la modalità del consumo. Inoltre lo sharing è condivisione, per cui si fa insieme, si fa in comunità, ed è per questo che è importante avere una massa critica, perché la cosa funziona veramente se siamo in tanti e noi vogliamo essere il punto di riferimento. Allora, il mio blog, abbiamo scritto anche un articolo su di questo, sharing, smart e unconventional. Se volete leggere l'articolo, è presente tra gli ultimi sul nostro blog. Allora, io personalmente ho studiato scienze della comunicazione e poi specializzazione più economica a marketing. Ho lavorato in Ferrero nel marketing e adesso sono in Fiat come business analyst in una finanziaria. Un hobby e una passione è atletica leggera, faccio velocità e WeToom poi mi occupa il resto del tempo. Allora, l'ultimo libro letto è Guerra e Pace. L'ultimo blog che ho seguito, Green Me, e Spinoza anche tutti i giorni. Allora, sulla rete noi vorremmo appunto diventare questo punto di riferimento sul consumo collaborativo, almeno partendo da Torino, quindi dalla realtà in cui viviamo. E ci piacerebbe essere riconosciuti, fare un po' da collante sia tra i servizi che i consumatori, no? Quindi quando qualcuno si chiede dove posso andare a vedere che cos'è il bike sharing, oppure dove posso utilizzare Airbnb a Torino, viene prima da noi a farsi un'idea e a vedere cosa hanno detto gli altri. Nella mia vita personale, un sogno, collegandomi all'atletica, è ovviamente vincere le Olimpiadi. Facile facile, ci sono quasi.